Bella raga dal vostro Zat Castle, bentornati sul canale YouTube di Lega Nerd per le video recensioni del Trono del Re. Allora, il fumetto di cui vi parlo oggi è un caso abbastanza singolare e interessante. Wolverine, la lunga notte di Percy e Takara, Marvel, boom! 42. Una domanda che mi sento spesso porre nelle dirette, sui social, eccetera, è: mi consigli un fumetto con protagonisti supereroi, ma che non sia la solita storia di supereroi? Ok, anche se sembra un controsenso, io comprendo perfettamente la domanda. Non tutti sono abituati ai personaggi di casa Marvel, DC, alle tutine, superpoteri, superproblemi, eccetera. A volte è anche una mera questione di errato imprinting, si pensa ancora, forse, che le storie di supereroi siano elementi unicamente adolescenziali e noi tutti sappiamo che, insomma, non lo sono e ci mancherebbe altro. Però è indubbio il fascino che questi personaggi esercitano nella cultura pop, quindi è anche normale che, pur non essendo abituati a questo genere di storie, si possa voler ricercare qualcosa magari di autoconclusivo che non implichi poi la necessaria conoscenza degli ultimi 20 anni di continuity di personaggi che, insomma, ormai hanno un certo vissuto. Ebbene, Wolverine, la lunga notte, è una di queste storie, ma è anche qualcosa di più. La lunga notte nasce come audiostoria in formato podcast, una novità, insomma, per il tempo. Inizialmente era acquistabile a puntate, poi adesso è diventata disponibile gratuitamente, stile radiodramma alla Lucarelli, io lo adoro da sempre, con una regia importante e con la voce di Richard Armitage, Thorin Scudo di Quercia dell'Hobbit, tanto per farvi capire, ad interpretare l'artigliato canadese. Il successo dell'iniziativa è stato pazzesco. La buona riuscita del progetto è stato così veramente importante da generare questa trasposizione a fumetto. Era inevitabile. E se Benjamin Percy aveva scritto la sceneggiatura per il podcast, beh, perché non affidargli anche il fumetto, visto le ottime prove che insomma ha dimostrato negli ultimi anni. Ed eccolo qui, un tie-in singolare da podcast a fumetto. Ma questa non è la solita storia di supereroi, come vi dicevo, anzi, è un thriller alla True Detective, dove Wolverine, Logan, non è nemmeno il vero e proprio protagonista. Ci troviamo a Burns, in Alaska, cittadina nello stretto di Bering, vicinissimo alle coste russe. Qui la vita è dura e le regole sono un po' diverse da quelle dei 48 stati a sud, per i quali gli abitanti di Burns provano un certo distacco, un certo senso di non appartenenza. La storia inizia con un peschereccio alla deriva, pieno di cadaveri squarciati, segni di potenti artigli, qualcosa di veramente misterioso, sangue dappertutto, un mozzicone di sigaro, strani indizi, che tra l'altro coincidono con l'arrivo in città di un uomo misterioso chiamato Logan, che non disdegna risse e risposte non certo rose. Gli agenti speciali Pierce e Marshall, federali, devono indagare su questi omicidi, parte di una lunga serie di assassini misteriosi, sia antecedenti che successivi, che sembrerebbero portare al mutante canadese in fuga da chissà cosa e chissà dove. E in pieno stile True Detective, anche se forse in questo caso sarebbe più corretto tirare in ballo X-Files, un po' per l'atmosfera, i due protagonisti e così, ci addentreremo nei segreti di una città perennemente sferzata da venti gelidi, popolata da gente dura, piena di segreti e la presenza inquietante addirittura di una setta che sembra adorare la fine del mondo o qualcosa di simile. Ma insomma, chi è l'assassino? Forse una bestia feroce fuori controllo? E se quella bestia fosse davvero Wolverine? Che già in passato ha dimostrato, insomma, episodi di furia animale, noi lo conosciamo particolarmente bene. Beh, il giallo che ci troviamo tra le mani è avvincente, ben scritto, ricco di colpi di scena, anche se sul finale inevitabilmente chi conosce bene l'universo Marvel forse riesce un po' ad intuire la soluzione del mistero con un po' di vantaggio. Mi piace che Wolverine sia l'oggetto dell'indagine dei protagonisti, quindi una sorta di presenza aliena che irrompe nella vita, nel tran tram di Burns, in mezzo a questi misteri, aleggiando nell'aria. E voi, mi raccomando, non mettetevi sotto vento, ok? Rimane un prodotto decisamente solido. Non ci sono i mutanti che combattono nemici ultraterreni o super cattivi. C'è l'Alaska, le sue difficoltà, la diffidenza, quelle atmosfere rurali da piccole comunità che adoro e che sono da sempre perfette per questo genere di storie.
A volte pensate, è più difficile trovare un colpevole in una piccola città che non in una grande, grande metropoli. A disegni c'è Marzio Takara, che fa un buon lavoro e riesce ad esprimere una prova convincente con giusto qualche alto e basso, ma in generale apprezzabile, abbastanza solida, con una scelta tra l'altro di palette piuttosto azzeccata nei colori da parte di Matt Miller. E quindi anche dal punto di vista grafico si fa ben volere il fumetto, peraltro con delle belle rappresentazioni anche del nostro artigliato mutante canadese, che da sempre è uno dei nostri personaggi preferiti in assoluto. Quello che ci interessa è avere per le mani un thriller investigativo ben fatto, che è anche un ottimo esempio di come trasporre la stessa opera tra due media diversi, dove nel fumetto in realtà si può lavorare di sottrazione narrativa, differentemente dal radiodramma in cui se certe cose non le dici, non ci sono. Insomma, ecco una storia coi super, ma senza l'atmosfera da super. Siete contenti? Un bel prodottino da considerare. Costa 16 euro, edizione cartonata, ovviamente, by Panini Comics, ed è una bella storia di supereroi. E anche un caso di successo che andrebbe studiato, andrebbe un po' considerato, visto veramente l'importanza del fenomeno della lunga notte in formato podcast. Andate a recuperarlo perché è veramente molto molto interessante. Quindi Wolverine, Lunga Notte, Percy e Takara, Marvel. Se vi è piaciuto il video, come al solito, lasciate un bel like, mettete un bel commento e se volete supportare il nostro lavoro, iscrivetevi al nostro canale e attivate la campanellina per ricevere tutte le notifiche. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao da Zed Castle. Yeah!